Ciao a tutti, io sono Franci di Libri, Libretti, Libracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi racconto dei libri top di quest'estate. L'estate è ormai finita, siamo alla fine di settembre, l'autunno è alle porte e direi che è proprio arrivato il momento di tirare un po' le somme. In particolare volevo dedicare qualche minuto in più di attenzione a quei libri che meritano di essere chiacchierati, quindi quelle letture che ho amato tantissimo tra i libri che ho letto, tra quelli che consiglierei a prescindere a chi magari ama il genere del libro in particolare, piuttosto in generale, ma comunque sono libri che ho adorato e che vorrei mettere sotto i riflettori. E iniziamo subito. Dunque, il primo libro che ho letto in estate l'ho letto su Goodreads. Ho segnato che l'ho terminato il 22 giugno e so di averlo letto in un paio di giorni, quindi suppongo di appunto averlo iniziato intorno al 2021. Ed è Northanger Abbey, è questo fantastico libricino che tra l'altro in questa edizione ho adorato leggerlo perché è fatta veramente bene, ma è un libro che secondo me merita moltissimo. L'ho letto per la read-along di Jane Austen e cosa posso dire? Posso dire che è un libro che assolutamente merita perché è appassionante, intrigante, c'è una forte critica appunto a quella che è la società dell'epoca. L'epoca dell'autrice di Jane Austen e secondo me è molto molto appassionante, sia come storia d'amore, sia come trama, ci sono moltissimi intrighi, moltissimi doppi giochi, ci sono dei personaggi che non ti aspetteresti che possano comportarsi in un determinato modo, altri che sono estremamente prevedibili, ma se amate Jane Austen sicuramente è un libro che fa per voi. È in particolare una storia un po' diversa, molto giovane secondo me rispetto ai libri della Austen. Abbiamo questa protagonista appunto giovanissima. Catherine è una protagonista abbastanza sciocchina, una protagonista ingenua, una protagonista a cui veramente gliene si urla dietro di tutti i colori, però è una protagonista che si fa amare e non l'avrei mai detto perché con questo titolo Northanger Abbey io credevo fosse un libro un po' più serioso, in realtà è molto molto giocoso, in pieno stile Austen e secondo me merita. E credo che resterà uno dei miei preferiti della Austen, non dico il preferito, ma tra i preferiti di sicuro. Northanger Abbey, assolutamente consigliato. E sono felice un po' di aver riscoperto la Austen con questa read-along perché l'avevo abbandonata da anni, nel senso che ho letto e riletto Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, ho letto Persuasione, l'ho amato, dopodiché non ho più letto nulla. E in realtà mi stanno appassionando tutti i libri che sto leggendo suoi. Questo mese leggerò Mansfield Park, ho appena finito di leggere Sanditon e ho visto anche la serie TV, tra l'altro magari poi ve ne parlerò in un prossimo video, ma va bene, proseguiamo perché il libro successivo che ho amato è stato Le Memorie di Dante Bastino. Non l'ho letto subito dopo, però il periodo più o meno è stato quello e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo anche questo, ovviamente perché vi parlo solo di libri che mi sono piaciuti, ma perché mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché l'autore è uno di quegli autori che non ha paura di osare, nonostante sia i suoi primi lavori, è comunque un autore che mette un impegno assoluto nel coinvolgere il lettore. Infatti, non so se riesco a farvelo vedere, ma questo libro no, non si vede. Non solo è appunto raccontato con degli espedienti narrativi particolari che rendono il ritmo più vivace, ma anche dei tratti grafici interessanti. Le parti sono divise secondo una metodologia interessante legata alla trama. C'è tutto un lavoro, secondo me, dietro questo libro, uno studio che lo ha reso veramente speciale. È un noir cyberpunk, se non sbaglio, non sono bravissima a definire i generi, anche perché ormai i generi sono talmente misti che è complicatissimo, ma credo sia la definizione giusta. Le Memorie di Dante Bastille è un libro che consiglio a chi ama il genere, consiglio a chi ama i misteri da risolvere, qui c'è una ricerca della verità assoluta, cioè veramente la si rincorre in ogni modo possibile e secondo me merita anche per questo. Merita perché è un'avventura che si sussegue, un evento drammatico dopo l'altro, un evento anche crudo per certi versi, c'è un linguaggio sopra le righe, insomma, è veramente pazzesco. Tra l'altro c'è una critica alla società di oggi tramite la società che conosciamo in questo libro perché è una società ambientata, se non sbaglio, nel 2037 e non è quindi molto lontano da noi, perciò ci sono numerosi riferimenti, ci sono delle evoluzioni della società come la conosciamo adesso estremamente plausibili, cioè che l'autore ha immaginato ma che effettivamente potrebbe diventare così. E quindi è molto molto interessante, un po' una visione sul futuro in maniera molto cinica, vi avviso.
Però mi ha colpito positivamente e sono curiosa di leggere altro di questo autore non appena lo pubblicherà. Con il prossimo libro torniamo un po' sul classico, perché vi parlo dell'Assassino di Roger Acre di Agatha Christie. Tra l'altro questa è l'edizione nuova che a me piace moltissimo, è una copertina pazzesca e anche una postfazione interessante. Comunque, tornando a noi, L'assassino di Roger Ackroyd è un libro molto particolare. È il secondo o il terzo della saga di Poirot, adesso non mi ricordo con precisione. Anzitutto incontriamo un Poirot un po' particolare, un po' più misterioso del solito, perché la narrazione non è dal punto di vista del suo assistente Hastings, che in questo caso non è presente, ed è una narrazione molto appassionante, molto intrigante, perché non conosciamo quali sono le deduzioni di Poirot, quasi come in ogni libro con protagonista Poirot, ma conosciamo le deduzioni del dottor Shepard, appunto, il narratore, la voce narrante, un personaggio molto interessante, molto intrigante, e la Christie lo utilizza in maniera assolutamente particolare. Mi è piaciuto moltissimo per questo, mi è piaciuto moltissimo perché ho indovinato e non ho indovinato il colpevole. È stata un po' una cosa strana, molto appassionante, intrigante. È stato quasi un gioco per me leggere questo libro e secondo me può essere un gioco anche per voi. Può essere divertente, appassionante, può mettere anche qualche brividino, ma come in tutti i libri di Poirot, diciamo che il mistero non manca. E se siete appassionati di gialli, questo è assolutamente un libro che vi consiglio. Anche se non vi piace la Christie, perché magari per una volta potreste darle l'occasione di stupirvi. Ma passiamo ad altro, perché dopo questo classico del giallo ho letto vari libri. Dopodiché ho letto Cime Tempestose, un grande classico. Ho scoperto Emily Brontë, ho scoperto questa penna magnifica, ho scoperto la sua forza di raccontare la natura. La natura non è solo protagonista come paesaggio, ma è protagonista come mezzo per raccontare la storia, mezzo per raccontare i personaggi, i protagonisti, le loro emozioni. Ed è una cosa che io ho amato tantissimo, perché come sapete io adoro la natura. Tra l'altro mi piace molto anche lo studio psicologico che l'autrice mi ha portato a fare rispetto a quella che è la natura dei personaggi, che sono umani, sono pieni di difetti, sono anche pazzi per certi versi, sono personaggi folli che spereresti di non incontrare mai, ma assolutamente è un libro che ho amato. E mi dispiace moltissimo che di Emily Brontë non ci sia nient'altro, perché credo che adorerei qualsiasi altra sua cosa. Qua dietro ho il libro che raccoglie Agnes Grey, Cime Tempestose e Jane Eyre, i tre libri delle tre sorelle Brontë, che è uscito con Oscar Wilde e di cui mi manca essenzialmente solo Agnes Grey da leggere, che recupererò a breve, spero, ma Emily Brontë rimane la mia preferita, per ora non ce n'è. Jane Eyre mi è piaciuto, ma Cime Tempestose è diventato il mio classico del cuore. Credo, non so se troverò qualcos'altro che mi è piaciuto di più, ma assolutamente l'ho vissuto in una maniera pazzesca. E se dovessi consigliare un classico ad occhi chiusi, credo che consiglierei questo, nonostante non sia facile, nonostante non sia un libro, non lo so, non è sicuramente ricco di avventura, ma sicuramente è dinamico, vivace, succedono una marea di cose, per quanto sia crudo, drammatico e triste. C'è sempre qualcosa che appassiona, qualcosa di intrigante, qualcosa che cerchi di capire perché, ad esempio, i personaggi fanno determinate scelte, perché l'autrice ha messo determinate dinamiche, ha inserito determinate dinamiche e ha scelto di raccontare una trama simile. Poi è pazzesco anche come la storia sia ciclica. A un certo punto ci rendiamo conto che oltre a un racconto nel racconto, e spesso anche un altro racconto all'interno del racconto e del racconto, quindi questa cosa l'adoro. Ma ci rendiamo anche conto a un certo punto che la storia sta tornando sui suoi passi. In quel momento io veramente ho detto: questo è veramente un libro pazzesco, lo amo. Perché ci troviamo veramente a rivedere gli stessi passi, riscoprire le stesse dinamiche e vedere la natura umana che non cambia, che non evolve nonostante creda di farlo. E quando finalmente usciamo da questo cerchio, veramente io ho tirato un sospiro di sollievo. Ma è stato bellissimo, cioè è stata una lettura pazzesca. Non so se, forse sono un po' troppo entusiasta, ma l'ho amato. Parlando sempre di natura, ho poi letto un altro libro che ho trovato mio, cioè non so se vi è mai capitato di leggere un libro e dire: bene, questo libro, cioè, è mio, sono io, mi appartiene, è un libro che sembra scritto apposta per me.
io ho provato questa cosa. Ho provato questa cosa con La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell, il primo libro di una trilogia in cui quest'autore racconta, lui è un naturalista, uno zoologo, e racconta una sorta di storia tratta da eventi autobiografici di quando passò 5 anni a Corfù durante la sua infanzia, lui e la sua famiglia. All'interno di questo libro la natura ha un grande, grande spazio, soprattutto gli animali. Vediamo proprio l'occhio del naturalista che racconta i ricordi di un bambino intrepido di scoprire la natura, di scoprirne i segreti. Allo stesso tempo, un bambino che vede la sua famiglia e che racconta la sua famiglia e i suoi amici esattamente come fossero animali. Lui non dico che non distingue le due cose, ma ha proprio quest'occhio che ha come un filtro. E leggendo le sue parole ci troviamo a ridere, è un qualcosa di ironico in un certo senso, ma allo stesso tempo vedi che è veramente la natura umana che è così. E nonostante lui appunto abbia scelto, nonostante l'abbia scritto quando aveva circa 30 anni, se non sbaglio, ma raccontava di quando ne aveva 10, quindi ha scelto un linguaggio adatto a un bambino di 10 anni, o comunque una visione adatta a un bambino di 10 anni, un bambino che non capisce determinate scelte, non capisce determinati stati d'animo delle persone, o comunque non sa dargli un nome, non sa dargli un perché. Non ha l'esperienza necessaria per capirla al 100% e quindi fa completare a noi questa cosa l'autore. Vediamo la scena, la vediamo con gli occhi ingenui di Jerry, e lo vediamo allo stesso tempo con i nostri occhi, con la nostra esperienza e capiamo determinate dinamiche ed è veramente stupendo, stupendo sotto questo punto di vista. Anche qui ci sono moltissimi aspetti della natura umana che vengono messi in rilievo. Ma in particolare entriamo in sintonia con il mondo di un bambino ingenuo, un bambino che ama la natura. Ci sono diversi paragrafi dedicati allo studio della natura. Magari ci sono 3 pagine per spiegare come un animale vive, come un animale è fatto, quali sono le dinamiche della stessa specie dell'animale, ma animali, insetti, tutto. Ma è affascinante, almeno a me affascina anche quello, e in generale è molto molto interessante. Molto interessante, il titolo è azzeccatissimo perché La mia famiglia e altri animali racchiude veramente tutto, racchiude gli animali di cui vi parlavo, racchiude l'aspetto che la famiglia c'è, è presente e ha un ruolo veramente fondamentale per questo ragazzino. Allo stesso tempo La mia famiglia e altri animali sottintende anche che per certi versi anche la famiglia fa parte del genere animale. Comunque è stra divertente, divertente, appassionante, io l'ho amato e niente, credo sia uno dei miei libri preferiti di questo genere. E mi stupisce moltissimo che sia autobiografico perché è veramente di un'irriverenza unica, ma c'è da dire che è racchiuso in questo libro e negli altri due, che spero leggerò presto, l'essenza di quei 5 anni. Si tratta quindi degli episodi più divertenti, evidentemente, degli episodi più particolari e quindi probabilmente molto molto divertente anche per questo, ma non lo so, per me merita e merita uno sguardo almeno. Se non volete comprarlo, leggetelo in biblioteca, comunque così non spendete soldi e non rischiate di appunto sprecarli. Ma dategli una chance perché secondo me è un libro veramente pazzesco. Pazzesco e folle è anche un altro libro che ho amato. Questo l'ho letto a fine agosto ed è L'ascesa di Selin. Questo libro è uscito il 1 settembre. Io ho avuto l'opportunità di leggerlo in anteprima e questa è la copia che mi hanno inviato. Tra l'altro io ve lo dico, è una copia pazzesca. Come sempre, Oscar Wolt cura moltissimo tutto l'esterno, comunque l'estetica. Detto questo, concentriamoci sulla storia, perché è veramente la storia quella che mi ha colpito più di tutti. Assolutamente è un libro che io consiglio, tra l'altro il primo libro di una serie che io consiglio, ha chiamato Fidanzati dell'inverno. Non si tratta troppo di una storia d'amore, non si tratta assolutamente di qualcosa legato a chissà che sfera divina, barra cosa soprannaturale, ma c'è veramente del meraviglioso, ci sono delle meraviglie che hanno un doppio volto, esattamente come ad esempio ci capita nelle Memorie di Babel. Ci troviamo ad affrontare questa salita verso la cima della torre col protagonista Selin, un preside di una scuola che
Veramente è un personaggio che vi stupirà. Vi stupirà perché è un personaggio che si adatta, un personaggio che nella difficoltà è costretto ad evolvere, a cambiare, a maturare, ad andare contro i suoi stessi ideali pur di trovare la persona che cerca. E è veramente particolare perché ci troviamo appunto ad ogni piano della torre ad affrontare nuove difficoltà, difficoltà sempre più difficili che sembrano a volte legate tra di loro, tante altre assolutamente insensate, ma portano Selin veramente allo stremo e ci mostrano come la sua reazione determini sia il suo destino che allo stesso tempo è determinata dalle scelte di altri, dal potere di altri e alla fine ci mostra veramente come tutto sia una sorta di meccanismo che l'autore ha costruito per regalarci una storia pazzesca. E parlavo di follia, parlavo di pazzie, di un libro pazzesco e secondo me l'ascesa di Selin lo è. L'unica cosa che mi dispiace è che credevo fosse autoconclusivo, in realtà è il primo di una serie. Nei ringraziamenti l'autore parla di altri libri, ma non dice quanti sono, suppongo una trilogia, ma mi è piaciuto moltissimo e quindi leggerne ancora sarà sicuramente pazzesco. Il finale mi ha lasciato col fiato sospeso, perciò non vedo l'ora che Mondadori porti il seguito qui da noi. Ultimo libro di cui vi parlo, ultimo libro che ho amato in questi 4 mesi è stato Longbourn House. Di questo ve ne parlerò in modo più approfondito nel prossimo video perché voglio fare un confronto, comunque voglio legarlo un po' a una sorta di analisi di Orgoglio e Pregiudizio. Quindi non vi dico molto, l'unica cosa che posso dirvi è che non è semplicemente un retelling di Orgoglio e Pregiudizio, come invece può sembrare da alcuni commenti. Ho letto, prima di leggerlo avevo letto alcuni commenti su internet e mi sembrava quasi un retelling di Orgoglio e Pregiudizio, per quanto la cosa non mi dispiacesse perché io adoro la storia e vederla sotto un altro punto di vista lo immaginavo pazzesco, in realtà è molto molto più ricco e quindi ve ne parlo più avanti, suppongo settimana prossima, ma nel frattempo ve lo consiglio perché è stato uno dei libri che più ho amato quest'estate. Quest'estate in realtà l'ho letto 2 settimane fa, era settembre, ma va bene. E questi sono i libri che più ho amato quest'estate, da giugno a settembre. Ognuno ha qualcosa di speciale che sicuramente non sono riuscita a trasmettere al 100%, ma sono libri, storie, avventure che vi consiglio perché a me hanno davvero dato tantissimo, sia in fatto di riflessioni, sia in fatto di avventura, perché leggere libri è anche vivere delle avventure. Sia per quanto riguarda il fascino che ognuno di questi libri ha, un fascino insito, un fascino che è veramente qualcosa di unico per ognuno. Raccontarli senza fare spoiler, senza approfondire troppo, è un po' complicato, però spero di avervi trasmesso quelle che sono state almeno le mie sensazioni durante la lettura. Ma adesso vi saluto, se vi è piaciuto il video mettetemi un like, se non vi è piaciuto mi spiace. Io vi mando un abbraccio, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!